Buongiorno, buona domenica a tutti e ben ritrovati con Carpe Oro Racconta e col suo protagonista. Ciao Gianfranco, come stai? Ciao Marco, ciao a tutti, buona domenica. Allora, cosa ne dici Gianfranco? Cominciamo con serenità come consuetudine? Chiamiamola serenità? E chiamiamola serenità. Ecco la serenità. Buongiorno serenità, come sta? Molto bene, grazie. Buongiorno signor Ludovico e buongiorno a Gianfranco. E la Allora, serenità c'è sempre, ovviamente. sempre, sempre, assolutamente. Vi lascio allora, come di consuetudine, un po' di privacy all'inizio. Prego. Grazie a Marco, grazie ovviamente a Gianfranco. Allora, come al solito, cerco di prendere spunto da quello che è il titolo della trasmissione, come sempre, ovviamente, senza sapere ciò di cui parlerà poi Gianfranco. E mi sono focalizzata oggi sulla memoria e sul pensiero, e cioè cos'è e come si sviluppano la memoria e il pensiero. Beh, innanzitutto la memoria è strettamente connessa ai ricordi, all'esperienza personale e alla tradizione. Tutte le informazioni derivanti da queste parti di noi confluiscono in quello che è il mondo impercettibile dell'Akasha. Inizialmente la memoria si sviluppò negli esseri umani per immagini e non per concetti, e ciò avviene infatti con lo sviluppo poi successivo del pensiero. Le immagini così divenivano il patrimonio di ricordi che costituivano le basi delle azioni circostanziali degli esseri umani, in una fase, ancestrale, una fase iniziale. In questo modo l'essere umano ricordava e non rifletteva per poter poi agire. La logica infatti non si era ancora evoluta e la relazione con la natura circostante era molto potente. Non sempre però è esistita la memoria, infatti agli inizi dei tempi umani gli individui esperivano per potere innato, per istinto, per reazione alle informazioni sensoriali. Una volta acquisita la facoltà di memoria, la conseguenza ne fu il linguaggio che serviva per comunicare le memorie stesse. Infatti, le parole erano utilizzate solo quando servivano allo scopo e quindi non se ne abusava. Grazie a ciò, la memoria divenne parte integrante della vita sociale attraverso i ricordi e l'esperienza derivante da questo aspetto della memoria che era appunto divenuta parte integrante, costituì quello che viene poi definito il carattere personale. E si giunse così a tramandare le memorie da padre in figlio, che si tradusse in un'influenza quindi personale del padre verso il figlio. E l'esperienza divenne quindi il ricordo della sperimentazione. Ebbero così origine anche le iniziazioni e le tradizioni, non senza però conseguenze in alcuni casi di egoismo. Si sviluppò una forma primordiale di pensiero logico con dominio sulla personalità, perché si realizzavano i confronti e quindi iniziò ad avere avvio anche il giudizio. Subentrò l'intelletto e l'importanza fondamentale fu rivolta a ciò che persuase il pensiero. E nacque così la smania di cambiamento e innovazione all'interno dei gruppi sociali, con una prevalenza delle soddisfazioni però personali. Oggi il pensiero che richiama a memoria, ricordo, esperienza e tradizione si equivale al potere della forza vitale e all'idea che l'antico sia anche più intelligente.